Eccoci qua ragazzi, allora la confezione come avrete visto dalle foto comprende il modulo DAB, io ho preferito prendere quello USB, poi ha un adattatore per recuperare l'antenna DAB della macchina e poi ha una antenna per chi non dovesse avere il DAB sul connect, quindi non aveva il DAB sul connect, può montare questa antenna che la danno insieme al kit. Questa ha la base adesiva e quindi si può attaccare dove meglio crediamo, dove può prendere meglio, anche addirittura sul vetro, però bisogna far passare tutto il filo all'interno della paratia sopra dove sono le alette. E questo è il kit. Allora, per montare il modulo DAB dobbiamo andare a recuperare, questi sono praticamente tutti gli adattatori che erano nel kit del car tablet della Dasaita, gli spinotti in più che io non ho utilizzato, e tra questi c'è anche lo spinotto per lo sdoppiatore delle prese USB che io non avevo montato perché avevo utilizzato solo la prolunga e quindi sfruttato la presa USB all'interno del bracciolo. Per montare questo modulo DAB ho bisogno di questo adattatore, poiché lo spinotto andrà attaccato alla base del car tablet posteriormente e uno dei due delle due prese USB andrà inserito il modulo DAB su una delle due. Quindi una volta che abbiamo inserito l'attacco USB del modulo DAB, poi all'uscita, ripeto, andrà montato o l'antenna che danno nel kit o questo adattatore. Quindi avvitando l'adattatore al modulo DAB, alla fine dobbiamo collegare questo spinotto all'interno del cruscotto dove c'era lo spinotto marrone dell'antenna DAB. Sicuramente sarà da limare uno dei due delle due linguette, perché questo praticamente è adatto per l'antenna GPS. Per l'antenna del DAB cambia la disposizione delle anette. Vediamo adesso come fare. Intanto smontiamo per la seconda volta il nostro bel car tablet. Allora, per smontare nuovamente il tablet dobbiamo sganciare la parete sinistra dove è lo start della macchina e la nostra fascia laterale destra. Dopodiché, una volta che abbiamo smontato queste due parti, questo viene fuori perché ha solo gli incastri. È facilissimo. Allora, partiamo da sotto. Andiamo a tirare leggermente la parte della base. Eccola qui, per sganciarla. Questo era andato a fissare all'interno del nostro car tablet con questa levetta. Questa qui dobbiamo farla scivolare fuori e staccarlo, altrimenti non viene via. Ecco qui. Quindi una volta sganciata anche questa laterale, andiamo poi a sganciare l'ultimo pezzo laterale qua. Eccolo qua. E così viene via tutto il nostro tablet. Allora, vedete là? Fate attenzione perché le presette, queste che sono state messe da quello vecchio a quello nuovo, i pezzettini di mollette di ferro, rimangono incastrate a volte nella sete, quindi prendiamo delle pinzette a becco, le togliamo perché se cadono dentro poi non le recuperiamo più. Mettiamo un panno sulla leva del cambio, mettiamo la leva in modo che così abbiamo più spazio. Eccolo qua. Questi sono tutti i nostri fili sistemati dall'ultima volta che l'abbiamo installato. Allora, lo spinottino dedicato va inserito sotto a questo viola. Tanto non ci possiamo sbagliare perché sono obbligati.
facciamo fare lo scattino e siamo a posto. Poi alla fine sistemiamo con delle fascette anche questi altri fili, così, e poi il modulo DAB va inserito su una delle due. Quindi scegliamo una delle due prese e inseriamo il nostro modulo. Ok, tanto una vale l'altra. E poi andiamo a intercettare, ripeto per chi ha l'antenna DAB all'interno dell'auto, vediamo dove era andata a finire l'ultima volta, eccola qua, eccolo qui lo spinottino, vediamo se riusciamo a inserirla senza tagliare l'aletta, ma penso che non si possa fare, infatti non si può fare, bisogna tagliare l'aletta di destra, bisogna tagliare questa aletta di destra. Quindi vedendolo così lo spinottino con il gancetto frontale bisognerà andare a tagliare questa, questo rilievo di destra con un taglierino. Quindi è facile, basta prendere un taglierino, siamo attenti a non farci male e andiamo a tagliare, eccola qui. E togliamo questa di destra, in modo che così quando andiamo a inserire lo spinottino, vedete questo va inserito così, inseriamo lo spinottino e adesso entra, vedete, perché qui ha due scanalature, praticamente questo è l'adattatore che è idoneo per il GPS, per il DAB praticamente cambiano le due alettine di incastro, quindi basta toglierne una ed entra uguale, è facilissimo. Eccolo qua. Ecco qua, è agganciato. State attenti a far scendere il pezzettino marrone di plastica sopra che deve andare ad inserirsi all'interno della linguetta. Vedete, così non viene più fuori, altrimenti se non fa lo scattino questo si distacca. Dopodiché andiamo a collegare il raccordo dietro al DAB. Ok, adesso è tutto montato. Mettiamo qualche altra fascetta. Allora, per fissare i fili, poi una volta inserito la presa USB, mettiamo due fascette qui, una all'inizio e una alla fine, in modo che bloccano i fili e evitano di far sganciare lo spinotto USB. Se ci dovesse essere qualcosa che va a intopparsi all'interno, così non si sgancia la presa USB. È bello fermo. Poi mettiamo un'altra fascetta, altre due fascette qui, così, e abbiamo tutto il malloppetto sistemato. Allora, ecco qua, alla fine viene così, così è fermo sia il modulo che la presa USB, è tutto attaccato qui, il morsetto è attaccato, l'antenna è attaccata, rimane vuota questa. Se qualcuno vuole sfruttare l'altra presa USB che rimane, può farlo passare all'interno del cruscotto e farlo uscire nel cassetto portaoggetti, come volete. Io ripeto, a me basta la presa USB che ho sotto il bracciolo. E poi dobbiamo andare a rimettere dentro tutto il nostro bel malloppo di fili, facciamo attenzione a non far incastrare nulla. Allora, però prima andiamo a togliere la linguetta che è rimasta incastrata lì, aiutiamoci con delle pinzette in modo che così, eccola qua, non ce la facciamo cadere dentro. Poi verifichiamo che sia solo questa, praticamente quella che è rimasta all'interno, che è questa qui, e andiamo a rimettere al posto suo, eccola qua, questa va spinta giù e si deve incastrare, eccola qua, e poi la chiudiamo. Quindi verifichiamo, qui c'è, ok, ci sono tutte, quindi solo quella era rimasta incastrata. E adesso andiamo a rimontare il tutto. Quindi aiutiamoci a rimandare tutti i fili dentro, senza far incastrare nulla. Iniziamo sempre da sopra, a
ad incastrare il tutto. Ok, questa, poi rimettiamo il pezzo dove è inglobato l'accensione, lo start dell'auto, però prima dobbiamo far entrare nuovamente sotto questo pezzettino che rompe le scatole. Allora, lo pieghiamo, ok, lo facciamo scivolare dentro, qua sotto, e poi agganciamo il tutto. Questo deve entrare bene dentro, altrimenti non si chiude, eccolo qua, ok? Ecco qua, è già sistemato. Poi rimettiamo la nostra stecca laterale, la nostra fascia laterale, ed è tutto a posto come prima. Allora, una volta rimontato il tutto, andiamo a vedere se è funzionante. Allora, vediamo se all'interno abbiamo qualcosa per il DAB, altrimenti lo dobbiamo scaricare su il Play Store. Vediamo se c'è qualcosa per il DAB. Allora, DAB Z, ok, vediamo un po', installando questo DAB Z, proviamo ad installare questo qui, vediamo come va. Ha terminato l'installazione, andiamo a vedere dove l'ha messo. Allora, eccolo qui, ok, consentiamo. Allora, consentite, che dice aprire, ok, allora dobbiamo fare la ricerca dei canali, quindi allora, vediamo, fare la ricerca adesso delle stazioni, vediamo quello che trova. Una volta che ha scaricato tutte le stazioni radio, quando abbiamo fatto la ricerca, ricerca tutte le stazioni radio, a me ne ha trovate 19, e poi inizia a scaricare i loghi dei canali in automatico, fa tutto in automatico, basta pigiare sulla lente, chiaramente dobbiamo sempre avere la connessione attiva, altrimenti non ci scarica i loghi, deve essere sempre connesso tramite hotspot al nostro telefono. E poi ecco, li mostra direttamente all'interno al centro del launcher. Per farli vedere qua dobbiamo mettere musica, quindi quando ascoltiamo la radio, oltre che quando ascoltiamo la musica, ci fa vedere i loghi delle stazioni radio e lo ripete qua sotto chiaramente la stazione radio e quello che sta mandando in onda. Andiamo, teniamo premuto app, gli diamo DAB Z, chiudiamo e adesso l'abbiamo memorizzata. Poi si può cambiare sempre dal volante. Certo. Cerchiamo di raccontare un chiaramente po' adesso è da testare il segnale e come si sente durante il normale uso dell'autovettura.
Ragazzi, ho provato a rifare nuovamente la ricerca delle stazioni radio in Folgaria, dove sono in questo momento, da 19 che ne aveva trovate nel posto in cui abito io, qui addirittura ho trovato, oltre alle stazioni radio, sto scaricando anche i loghi, quindi 200 loghi canali, 221 loghi, ma ho trovato una migliaia di stazioni in più, che dalle mie parti non aveva trovato. Quindi dipende chiaramente dal luogo in cui vi trovate. Buon pomeriggio da Maria Teresa Bellucci in primo piano di dati. Radio Rai 2, telegiornale. Fa sui contagi da coronavirus, lieve aumento dei positivi, 10 le vittime. Ci aggiorna. Qui c'è tutto, Radio Rai 2. La frequenza. Sì, sono 1616 nuovi contagi da Covid-19 nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 1597, quindi in sostanza siamo di fronte. Qualità del segnale migliore, frequenza di campionamento 47, come avete sottolineato è costante. Passo in rapida rassegna l'andamento delle regioni più colpite. Radio 3 su Tirol. Questo che dice? Die Temperaturen, wie gesagt, wie heute am Sonntag, da wird dann sì, hoch wetterbestimmend und deshalb wird es verbreitet sonnig. Zu Wochenbeginn bleibt uns das spätsommerliche Wetter. Radio sul Tirol. Ancora il tedesco non l'ho imparato. Beh, però i posti, ragazzi, cioè sono spettacolari, eh. Che vogliamo mettere? Dolomiti, voglio dire. Ragazzi, si prende anche in alta montagna con il DAB. Radio DJ non mi ha lasciato un attimo. Da casa fino in Folgaria. Spettacolare, ragazzi, spettacolare. Anche qui prende. Anche qui prende. Probabilmente diciamo non è riuscito a salire il proprio live. No, beh, ma è arrivato quando finalmente è arrivato e ha finito l'impresa, ha saputo quello che stava succedendo. Anche qui prende. Poi ragazzi, se vogliamo far partire in automatico DAB Z quando accendiamo il nostro tablet, andiamo nel menu generale e spuntiamo queste opzioni. Ok, autoavvio se dispositivo USB rilevato, quindi siccome io ho un DAB, un modulo DAB USB, se spuntiamo questa opzione e anche queste altre opzioni, quindi le prime tre opzioni, ritarda l'avvio automatico di 5 secondi, quindi ogni volta che andremo ad accendere il nostro tablet partirà il widget direttamente senza cambiare schermata, partirà da qui. Quindi se non vogliamo farlo partire in automatico, allora poi basta spuntare quelle due opzioni iniziali e quando si accende il launcher rimane così. Per attivare la radio basta poi cliccarci sopra e si avvierà da sola. Ok, poi se vogliamo rimanere su questa schermata rimaniamo su questa schermata, se vogliamo sentire la radio e tornare al nostro launcher dobbiamo cliccare sulla home e così rimane in funzione la radio all'interno del logo, così sappiamo quale radio stiamo ascoltando e quale argomento stanno trattando. Ok. We'll be right back.
Ciao belli, alla prossima!